Ciao mister, Buongiorno. ben trovato. Grazie a te. Domani in una partita, anche questa da dentro fuori, ma tu da quando sei arrivato a Verona hai il tuo live motivo a questo. Sì, ormai sono fatto un po' la corazza, perché sia la Cittadella che era un derby prima, poi Foggia era uno spareggio. Però è anche bello, insomma, nel senso sono partite che, come ho detto, vanno preparate bene, bisogna arrivarci con la testa giusta, freschi, non tesi. La differenza secondo me dell'ultima partita rispetto alla partita col Foggia secondo me è stata questa, proprio che avevamo una testa diversa, un po' più libera, perché lì sapevamo col Foggia che non centrare playoff sarebbe stata veramente una situazione grave. Viceversa, adesso siamo dentro, la squadra si è liberata perché comunque sa, come ho detto, delle chance che può avere e quindi dobbiamo assolutamente giocarcela senza rimpianti. Questo è la cosa che più mi preme, insomma, della squadra. Noi dobbiamo giocare come sappiamo. Chiaro che il come sappiamo non è solo quando hai la palla, ma è anche quando non hai la palla, perché le fasi sono due, bisogna saper anche difendere, perché comunque noi siamo una squadra che a livello offensivo, sia dall'inizio che a partita in corso, possiamo schierare dei giocatori importanti che il gol possono trovare in qualsiasi momento. Ed è importante avere una compattezza difensiva che ti permette poi di subire poco. Contro il Perugia c'è stata, ripeto, perché comunque l'occasione di Sadiq nasce dal nostro errore, rigore, una situazione che era in controllo, in gestione, insomma, quindi sotto questi aspetti ho avuto risposte importanti. Risposta importante che mi auguro che tu abbia anche domani da Mattia Zaccagni, uno dei giocatori purtroppo in forte, forte dubbio, vista la tua espressione Senza anche. dubbio, non è in forte dubbio, Zaccagni non sarà della Ah, partita, proprio non ce la fa. no, purtroppo, insomma. Stamattina ha fatto la risonanza e le notizie non sono positive. Dispiace perché comunque per noi Zach è un giocatore importante, un giocatore dinamico che ci può dare cambio passo, però insomma, non si può neanche stare troppo a piangersi addosso. Comunque i sostituti sono all'altezza di sopperire all'assenza di Zaccagni, su questo sono assolutamente certo. Parlando appunto di chi sostituirà Mattia, e mi viene da pensare a Colombatto piuttosto che magari l'avanzamento di Faraone, visto che tu recuperi dalla squalifica il Micci. Devi ancora fare la rifinitura, quindi immagino che tu abbia ancora dei dubbi, devi ancora capire, più che capire, definire l'11 di partenza di domani. Sì, esatto, ci metterei anche Danzi, perché Anche Andrea. comunque a livello appunto di caratteristiche Danzi è quello che può essere sostituto ideale, però come hai detto giustamente te, lo stesso Colombatto che ha fatto bene sia col Foggia sia l'altro giorno entrando da mezzala è una possibile alternativa, un possibile titolare. Rimane il fatto comunque che dobbiamo giocare sicuramente due partite ravvicinate, di questo devo tenere conto. Insomma, domani sarà una partita anche, come ho detto, in cui dovremo cercare di aggredirli e questo è un altro aspetto su cui mi soffermerò molto prima di fare la scelta. Ultima per me, da attaccante ad attaccante. Ieri hai detto a Samu, visto che l'hai già allenato, che spetta lui portarci in Serie A, è obbligato. Con Samu ci parlo spesso, poi tra l'altro c'è un aneddoto che se andrà tutto bene Ce lo mi auguro un svelerai? giorno ve lo svelerò, però ripeto, come prima lui non doveva sentire troppo addosso il peso delle responsabilità, alla stessa maniera ora che è in furore agonistico positivo lo deve cavalcare assolutamente, insomma, perché comunque anche sabato scorso, oltre il gol, ha fatto un'ottima partita, poteva raddoppiare, chiudere la partita. Insomma, sto ritrovando il Carmine che conosco e questo è importante. Grazie, mister. Solo per capirmi, riaggancio al problema di Zaccagni, è recuperabile per il No, ritorno? Ha qualche problema un po' più pesante? tanto sono segreti di Pulcinella. Zaccagni, speriamo di poterlo riavere eventualmente eventuale finale. Sicuramente questi 4-5 giorni non saranno sufficienti per recuperarlo. Grazie. Senti, mister, un'ultima cosa, visto che in tempi recenti il Pescara è finito in Serie C, il Verona si è salvato dalla B, il Verona in Matè, noi abbiamo perso uno spareggio con grande polemica anche di tifoseria con Vavassore in Bertina per andare in Serie B, c'è grande rivalità.
Noi abbiamo sentito Berti Pilon, che resta comunque un personaggio straordinario, mi ha detto tranquillo, ha detto ma io l'attenzione è su quella giusta, mi auguro che tutto vada per il verso giusto, è stato molto bravo il tuo collega a drammatizzare, a dire sono due partite di calcio, sono due squadre che hanno fatto un bel campionato, con valori, situazioni importanti, magari diverse, però insomma non carichiamolo troppo. E invece insomma chiaramente ci sono l'ultimo allenamento del Pescara, parlavano addirittura di 5-6 mila tifosi del Pescara a spingere la squadra, le notizie che arrivano. Ecco, il tuo giudizio, la tua linea, il tuo momento. Mi allinea quello che ha detto Pilon, tra l'altro insomma ho avuto anche come allenatore quasi 20 anni fa, persona pagata, giustamente. È inutile caricare queste situazioni perché poi è sempre rimane comunque una partita di calcio, quindi ben vengano i tifosi a tifare, a incitare, a esultare, però poi deve finire lì, insomma le rivalità sane ci stanno, anche perché sono belle, sono quelle che hanno alimentato il calcio per tanti anni, forse adesso si sono anche un po' sopite, no? Perché con le varie televisioni eccetera eccetera non ci sono più certe situazioni, però devono comunque rimanere rivalità nello sfottò, nella presa in giro, in quella che può essere appunto una situazione sportiva che rimane sportiva e basta, insomma. I tifosi credo che è giusto che pensino a tifare in un ambiente che deve rimanere però sereno, e tale deve rimanere.